anni. Come ti chiami? Io mi chiamo Antonio, ma a casa mia mi chiamano Toni. E da dove vieni? Da un paese che si chiama Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Oh, Milano, io non sono mai stato a Milano. Io mi chiamo Enrico, ma a casa mia mi chiamano Ricchin. E abito in un paese che si chiama Olginate. Veramente non proprio in paese, abito un poco fuori, in località Santa Maria la Vite. Po, po. Sai com'è bella Santa Maria la Vite? C'è una chiesina piccola piccola, con un campanilino piccolo piccolo, che ha una campanella piccola piccola. È la chiesetta di un antico convento. Se vai due passi in su, ci sono i boschi pieni di castagne che noi chiamiamo serve. E poi, chissà per quali strane successioni di passaggi vennero scordati. Dopo 92 giorni di trincea in pieno inverno, calarono giù i 10 superstiti. Dopo poco li rispedirono a quota 89 di Monfalcone. Nella prima battaglia sull'Isonzo morirono 15.000 uomini, nella seconda 42.000. Il generale Resioli ordinò che le perdite non venissero riferite alle autorità superiori, a meno che non fosse assolutamente necessario. È solo a Natale, quando molti tornano a casa in licenza e possono raccontare liberamente quello che la censura cancella dalle loro lettere, che l'Italia capisce le dimensioni della strage. La risposta è la legge marziale, Natura. La repressione. Coloro che spedivano gli ordini, li spedivano da lontano. Lo spettacolo della fanteria che avanzava, visto dal binocolo, doveva essere esaltante. Non erano con noi i generali. Il reticolato, loro, non l'avevano mai visto. I nostri soldati si fecero ammazzare così a migliaia, eroicamente, in questi attacchi assurdi che si ripetevano ogni giorno, ogni ora, contro le stesse posizioni. Sono almeno 6 i casi di austriaci che interrompono il fuoco e gridano agli italiani di tornare indietro, di non farsi massacrare così. Questo significa che su nessun fronte furono condotti assalti sconsiderati, come quelli voluti dai nostri generali sul Carso e sulle Alpi Trentine. Accadde pure che ufficiali si facessero uccidere pur di interrompere il massacro dei loro uomini.